Vigo dichiara: chi era Aldo De Benedetti? In quale epoca della nostra storia si trovò a scrivere il suo teatro? Ma Aldo De Benedetti era sicuramente il più colto e raffinato degli scrittori italiani di teatro che negli anni fra le due guerre si possono cataloguare così all'ingrosso fra i commediografi dei telefoni bianchi. Comunque Aldo De Benedetti riuscì ad avere un rapporto proprio assolutamente stretto e vero con il suo pubblico, che era un pubblico piccolo, medio borghese, che si rispecchiava nelle sue commedie, ritrovava il suo quotidiano salottiero, ritrovava storie di adulteri mai però portati fino al dramma. Insomma, era uno scrittore che rispecchiava la realtà borghese di quegli anni. È arrivato al suo massimo successo negli anni 38-39, dovette smettere la sua attività perché colpito dalle leggi razziali. Era ebreo e si rifugiò nella sceneggiatura cinematografica sotto pseudonimo. Questo è il primo infortunio della sua carriera. Il secondo nel dopoguerra, quando oramai il pubblico reduce dalla tragedia di quel conflitto, è chiaro che era orientato verso repertori di maggiore crudezza, di maggiore verità, e Aldo De Benedetti in questo senso si sentì un emarginato. E di questa doppia emarginazione, prima e dopo la guerra, ebbe molto a soffrire, e vuol dire che la sua morte, morì suicida, non è estranea proprio a questa disavventura. C'è oggi una indubbia rivalutazione, rilettura delle opere di Aldo De Benedetti, perché così si comincia a scoprire che al di là di questa sua tematica leggera, patetica, crepuscolare, brillante, vero, era veramente un drammaturgo, veramente uno scrittore di teatro. Siamo nella casa dell'affascinante protagonista di Buonanotte Patrizia, Martin Brochard. Salve. Salve. Benvenuto. Grazie. Buonanotte Patrizia. Il ruolo della protagonista sembra scritto apposta per te. Hai avuto altre esperienze nel genere brillante sentimentale, nel teatro brillante sentimentale? Sì, sì, comunque questa è una commedia che mi è piaciuta molto perché è stata la prima che ho fatto in lingua italiana, ovviamente. Poi la parte era tenera, brillante, c'è un sacco di cose da fare. Dopo questo invece ho fatto due commedie in diretta, una di Achard, Domino, e l'altra si chiamava Vi amo e sarete mia, di Verneuil. E poi dopo c'è stato a teatro con Galinet e ho fatto Taxi a due piazze, che ha avuto un grosso successo, è stato molto bello. È stato importante per me perché prima amo far ridere la gente, moltissimo mi piace. E poi mi ha fatto vedere su un'altra faccia, ecco, perché ho fatto tante cose drammatiche, invece lì ho fatto queste cose comiche che per me sono molto importanti, perché un attore non deve sempre avere una faccia sola, no? Qualche episodio accaduto durante le riprese della versione televisiva? Beh, diciamo che è andato bene con tutti i miei colleghi, che è abbastanza raro, no? Invece questa volta è andato bene. Era luglio, faceva un caldo terribile, lavoravamo sempre, però si rideva anche. E un bel ricordo anche del regista Meloni, che è stato molto carino con me. Con Agus abbiamo avuto un bel rapporto, stavamo sempre insieme, mangiavamo insieme, lui mi faceva ridere tanto. Poi lui è molto amato, è un mito proprio. In strada la gente gli parlava. E poi sono andata a vedere Graziosi, che lui recitava a teatro al Piccolo di Milano, faceva La tempesta di Streller. Poi con Appoggiani benissimo, ci siamo divertiti con tutti questi cani anche che arrivavano per girare. No, è stato bello, veramente bello. Nel 1956 al Teatro Manzoni di Milano viene rappresentata la commedia di Aldo De Benedetti, Buonanotte Patrizia,
dalla compagnia Adani Ninchi Pavese. Per la prima volta in questa commedia l'autore ambienta la storia non in Italia ma in un paese straniero durante una conferenza internazionale. E l'autore al famoso triangolo marito, moglie, amante questa volta aggiunge un misterioso quarto personaggio, il ladro gentiluomo. La protagonista, annoiata dal proprio amante e disgustata dal cinismo del marito, tenterà un'avventura per lei piuttosto difficile. Mi fai mancare il respiro. Sei sicuro che non ti abbia visto qualcuno? No, nessuno, sta tranquilla. Che terribile imprudenza. Cara, cara, finalmente. No, non lasciami, ti prego. È troppo pericoloso. Sarebbe meglio aspettare. Ancora? Ma Patrizia, sono già 3 sere che aspetto. Da quando sei arrivata non abbiamo potuto restare soli un momento. Ma se mi cerca mio marito? No, non aver paura. Ha cominciato proprio adesso a leggere il suo discorso. Sì, lo so, ma dopo il discorso? Dopo deve ascoltare le risposte dei delegati di tutte le nazioni. Sono 32. Per ora almeno non potrà muoversi. Patrizia, amore mio! No, no, John, ti prego, no. Ma perché? Perché non mi piace così subito. Ma se non approfittiamo di questo momento? Lo so, forse non capiterà più l'occasione. Pensa, ne faremo a meno. Patrizia! Oh, senti, John, è meglio che ci parliamo chiaro. Non è possibile continuare ad amarci in questo modo. È ridicolo. È ridicolo. Ma certo. Eccolo, vedi in che consiste il nostro amore. Tu sei un generale del Pentagono. Io la moglie di un ministro degli esteri. Viviamo in paesi diversi. Ci incontriamo una volta l'anno, quando ci sono le conferenze internazionali, con 1000 paure, 1000 difficoltà. Sono 5 anni che dura questa situazione. E tutte le volte che ti rivedo, mi sembri diverso. Sono invecchiato? No, invecchiato no. Però diverso, diverso da come ti ricordavo. Di la verità, c'è qualcun altro nella tua vita? Oh, per carità, John, non facciamo il melodramma. C'è qualcun altro nella tua vita? Sì, c'è mio marito. Ma che c'entra tuo marito, c'è stato sempre? Non voglio più tradirlo. Ma se sono 5 anni... Appunto, per questo non mi va più. Mi secca dover avere dei rimorsi, dover crearmi delle preoccupazioni. Vedi, John, quando una donna monta i suoi doveri, deve trovare qualche giustificazione verso se stessa. Un bisogno d'affetto, un grande amore. Allora io per te non sono mai stato un grande amore. No, John, mi sarebbe piaciuto. L'ho sperato, l'ho anche creduto. Avevo un tale desiderio di un grande amore, ma non potevi essere tu. Ma tu lo sei stata per me e lo sarai sempre. Non inganniamoci con le parole. Questi nostri incontri sono diventati una consuetudine, un numero del programma delle conferenze. Pensa che cosa accadrebbe se si venisse a sapere che il generale Barton del Pentagono è la moglie del ministro Lansen. Oh mio Dio. Chi può essere? E chi vuoi che sia, mio marito? Dannazione. Non rispondere, non rispondere! Ma come faccio a non rispondere? Se bussa sa che sono qui. Ma se mi trova qui con te è un disastro. Che facciamo? Non lo so, non lo so, ma non possiamo restare così. È meglio che rispondo. No, 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 no. Chi è? Apri, Patrizia. Ah, sei tu, Edmondo. Che c'è? Apriti di so. Sì, subito, un momento. Ma dove allora? Là fuori sul terrazzino. Come sul terrazzino? Ma sì, sul terrazzino, brinca. Eccomi, vengo. Dannazione, proprio adesso che stavamo per lasciarci. Nega, mi raccomando, nega tutto. No.
Ce n'è qualcuno qui con te? Me? Nessuno. Se volevi che ci fosse. Ma che idea. E allora perché non hai aperto subito? Non potevo, mi stavo cambiando il vestito. Non è vero? Hai ancora quello di prima. Sfido, non ho avuto tempo di levarlo. Anzi, visto che ci sei, mi puoi aiutare? Guardi, che cerchi. Hai paura? Paura io? Oh, e di che? San Girmondo, mi fai proprio ridere. Ma pensi davvero che Non io... penso a niente. Dimmi piuttosto, questa truce è tua? Sì, certo che è mia. Dov'era? Giù nel salone, sulla poltrona dove eri seduta. No, la mia solita distrazione. Fortuna che l'hai trovata tua. Beh, non so se c'è stata una fortuna. Sarebbe stato meglio che tu non l'avessi smarrita. Ah, beh, certo, si capisce. Beh, è un oggetto di valore, un oggetto particolarmente prezioso. Lo sai che cosa c'è in questa truce? Sì, il rossetto, la cipria, le solite cose. No, c'è qualcosa di più importante. Un biglietto, ecco. Sali in camera tua che ti raggiungo subito. Non c'è firma. Evidentemente era superfluo. E allora? Mi pare che sia abbastanza chiaro. Ah, sì, sì, chiarissimo. Adesso capisco. Hai trovato il biglietto e naturalmente hai pensato subito che io... Oh, oh, ah, questa è bella. Eh sì, non m'hai trovata giù e sei venuta a cercarmi in camera. Allora è per questo... Ma è bello che io mi domandavo, ma che ha? Che cerca? Povero Edmondo, avevi una faccia. E beh, si capisce, anzi credevi che io... Quando avrai finito di ridere, spero che mi spiegherai. Sì, certo, caro. Te lo spiego subito. È uno scherzo. Uno scherzo? Sì, uno scherzo che volevamo fare al segretario della legazione del Guatemala. Uh-huh. Sai quel giovanotto bruno che sembra un mulatto? L'ho combinato con quel mattacchione di generale Barton. Non ho mai saputo che generale Barton fosse un mattacchione. Oh, lo è, lo è. Sembra così serio, così compassato. Ma certe trovate... Ci siamo accorti che quel giovanotto stava flirtando con quella giornalista svedese, quella alta... bionda. E allora durante il pranzo io dovevo mettere quel biglietto nel tovagliolo di lui e Barton metteva un biglietto uguale nel tovagliolo di lei. Immagina il seguito. Già, immagino, sì. Appena finito il pranzo sparivano tutti e due, correvano nelle loro stanze e restavano tutta la notte ad aspettare. È così, eh? Sì, è così. È divertente, no? Sì, sì, divertentissimo. Stavi fumando? Io? Perché? Allora vorrei che tu mi spiegassi anche questo. Ah, non capisco. Ah, questo non me lo puoi spiegare, vero? La tua fertile fantasia non sa trovare altre menzogne. Avanti, parla. Confessa. Eri qui con qualcuno. Ma ti giuro, credi. Ma come puoi negare? Ecco la prova, guarda. Qui c'era un uomo con te. E forse c'è ancora. Venga fuori di lì e tu copriti e impudica. Ma chi è quello lì? Ah, non lo conosci, eh? È uno scherzo anche questo? Ma ti assicuro ti che prego, io... Patrizia, lascia che per... Ma che vuol parlare? Cosa vuol parlare? Non c'è niente da dire. Regoleremo dopo questa faccenda. Adesso favorisca di uscire. Ti permetta almeno... Se ne vada! Se ne vada! Non vorrà costringermi, spero, a scarpentarla fuori a calci. Per carità, non si incomodi. Via! Via! In quanto a te parleremo dopo. Ora devo tornare giù, devo adempiere i miei doveri, i delegati mi aspettano. Ma senti, il niente. Mio dovere... Adesso non voglio sapere niente, non ho tempo. Intendimi bene, nessuno deve sapere, nessuno deve capire. Davanti agli altri fingeremo, sorrideremo, ci parleremo con gentilezza. Poi quando saremo soli. Adesso vado. Ti aspetto giù.
Ah, ecco la tua trousse. Il biglietto lo tengo io. Se n'è andato. Sì, se n'è andato. Che ti ha detto? Aveva qualche sospetto? Sospetto? Sa tutto. Ha trovato il tuo biglietto. Dannazione, allora sa che io... No, 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 sta tranquillo, di te non sa niente. Ah, meno male. Sì, ma c'è qualcosa di peggio. Oddio, che cosa? Ha trovato un uomo. Un uomo? Dove? Là, nel bagno. E chi era? Ah, non lo so, mai visto. Un giovanotto in abito da sera, distinto, elegante. E allora si capisce, mio marito ha creduto che fosse lui il mio amante. Ah, beh, tanto meglio. Come tanto meglio? No, volevo dire, almeno così non può sospettare che io... Ma perché si era nascosto là? Che faceva in camera tua? Non lo so, è appunto questo che mi domando. Chissà da quanto tempo era là. Deve essere arrivato prima che arrivassimo noi. Allora ha sentito tutti i nostri discorsi. O perbacco che fosse una spia. L'occhio di Mosca. Ma che spia, non dire sciocchezze. Come poteva immaginare? Oh, oddio, miei gioielli! Patrizia, che fai? Era un ladro, ha rubato tutto, guarda. Anello con lo smeraldo, braccialetto di brillanti, la spilla con i rubini, la collana di perle, tutto, ma ha preso tutto! Ma davvero? Bisogna telefonare alla polizia. No, Patrizia! Aspetta, no. Ragiona un momento! A chi ragionare? Ragioniamo e quello scappa. Ma se parla, tuo marito viene a sapere che qui con te c'ero io. E che mi importa? Tanto sa che io ho un amante, che sia tu un altro è lo stesso. Ma non ti rendi conto che non è possibile assolutamente? Dammi. Pronto. Come? No, non abbiamo chiamato. È stato uno sbaglio. Oh, perbacco, ho risposto io. Speriamo che non abbiano riconosciuto la mia voce. Ma di almeno al portiere che lo fermi. Ma ormai è inutile, è troppo tardi. Ah, certo, ha avuto tutto il tempo di andarsene. Chi lo prende più? Se non ci fosse stata la tua maledetta paura... Non si tratta di paura, si tratta di prudenza. L'hai detto anche tu poco fa, no? Pensa che cosa accadrebbe se si venisse a sapere che un generale del Pentagono... Io me ne infischio del Pentagono! Ma dico, non vorrei mica pensare che io sia disposta a perdere tutto. Ma per forza, non c'è altro da fare. Ma neanche per sogno. Io farò avvertire la polizia di tutto il mondo. Patrizia, pensa alle conseguenze. Se tuo marito aveva dei sospetti, vorrà indagare, vorrà scoprire la verità. Ce l'ha ancora lui il mio biglietto? Sì, ce l'ha lui. Ecco, vedi? Confronterà la calligrafia, lui la conosce bene. Abbiamo firmato un sacco di trattati insieme. Patrizia, sarebbe spaventevole se scoprisse che io... Proprio adesso dobbiamo firmare l'accordo per i petroli. Pensa alla nostra situazione. Alle nazioni che rappresentiamo. Potrebbero sorgere delle complicazioni politiche, non so, forse una rottura. La guerra. Oh, la guerra, ma non farmi ridere. La guerra. Hanno bussato. Sì, mi pare. Che sia ancora tuo marito. Ah, speriamo, così almeno si chiarirà tutto. Avanti. No, Patrizia, aspetta, lascia che mi nasconda. Mi permette, signore? È lui il ladro. Prendilo, John, prendilo. Non farlo scappare. Ma no, non si incomodi, generale, stia tranquillo, non scappo. È lei che ha rubato i miei gioielli. Non neghi, sa, non neghi. No, non nego. Li ho con me. Una collana di perle. Un braccialetto. Due orecchini. Una spilla. Ci deve essere ancora qualcosa. Ah, ecco. Un anello. Magnifico. Complimenti, signore. Beh, li riprende, sono suoi. Verifichi, la prego. Manca nulla? No, nulla. Ma come, non capisco. Me le restituisce? Sì, signore, non posso tenerli. Ora sono il suo amante. Il mio amante? Ma che dice? Come l'impressione di essere mantenuto da una donna. Non l'ho mai fatto, non mi piace. È contrario ai miei principi. Insomma, giovanotto, si può sapere che cosa vuole, che significano tutti questi discorsi? Ma scusi, generale, lei non sa quello che è accaduto mentre stava da fuori? Sì, so tutto. Allora si metta nei miei panni. Che cosa farete se fosse al mio posto? Non facciamo ipotesi assurde, io non sono un ladro. Basta, finiamola. John, chiedi a costui che cosa vuole, mandalo via. È quello che sto facendo.
Avanti, giovanotto, si spieghi. Se intende speculare su questa spiacevole situazione, ci dica quali sono le sue condizioni. Ma no, generale, i ricatti non rientrano nella mia attività professionale. Nessuna condizione, non voglio nulla. Mi dispiace per i gioielli, era stato un bel colpo. Pazienza, sarò costretto a rubarne degli altri. Ma se vuole tenere qualcosa... Non si disturbi. Ma cerchi almeno del denaro. Già, fammi il piacere, darglielo tu. Ma sì, ma certo. No, generale, non si preoccupi. Il denaro... l'ho già preso nella valigia di suo marito. Rispondi. Ah, vieni. Ma non abbia paura. Pronto, chi è? Ah, che c'è? Non me la sento di scendere. Come? Pensino quello che vogliono. No, non insistere. Sì, ma di quello che ti pare. Appunto. Buonanotte. Era tuo marito? Sì. Dice che i discorsi sono finiti, che il pranzo sta per cominciare. Oh, perbacco, allora anch'io devo scendere. Scusami, Patrizia, ma sai, non vorrei che la mia assenza... Solo alla destra dell'ambasciatore. Oh, sì, sì, non farmi aspettare. Un momento, sta passando gente. Giovanotto, credo che le convenga mantenere il più assoluto segreto su quanto è accaduto. Ah, naturalmente, conviene a me e conviene a lei. Io non ci tengo ad andare in galera e lei non ci tiene a far sapere che stava sul terrazzino. Abbiamo lo stesso interesse. Ecco, adesso non c'è nessuno. Vada, prima lei. Ma che fa? Perché non esce? C'è dell'altra gente nel corridoio, non posso, è meglio che non mi veda. Vada via? Vada via se non grido. Ma no, non gridi, stia tranquilla, non ha nulla da temere. Ecco, guardi, volevo solo riprendere il mio pochino. Pensare che è stato questo la causa di tutto. Di solito io sono piuttosto rapido nel mio lavoro e anche oggi, dopo aver rubato i gioielli, avrei dovuto allontanarmi subito. Invece non so perché ho avuto l'idea di fumarmi una sigaretta. Pensavo che non sarebbe venuto nessuno. Mi piaceva guardare, osservare, toccare qui sulla toilette tutti questi piccoli oggetti, queste bottigliette preziose, i profumi, le ciprie, gli smalti per le unghie. E poi negli armadi. I suoi vestiti. Le sue pellicce. Sono così morbide, così fresche a carezzarle. E sul bordo del letto la sua vestaglia. Leggera come una piuma. E nei cassetti. Anche nei cassetti a guardare. Sì, in tutti, li ho passati in rivista ad uno ad uno. A me piacciono le cose belle. Poi mi sono sdraiato su una poltrona. Ecco, su quella. E ho acceso una sigaretta. Di essere io, il signore che abitava in questa camera. E lei era lei. Seduta alla toilette, pettinava i suoi morbidi capelli e ogni tanto mi rivolgeva un sorriso. E sì, perché lei si stava facendo bella per me, per piacermi di più. Devo alzarsi, muoversi verso il bagno.
Mi accingevo ad accogliere il suo corpo nudo. No, adesso basta. La smetta, per favore. Ah già, per forza. Proprio in quel momento ho sentito aprirsi la porta. Ho avuto più il tempo di nascondermi nel bagno. È entrata lei, poi è entrato lui. E lei ha visto tutto? No, sentito. Le confesso che per un momento ho avuto paura. Sì, non paura di essere sorpreso, ma di dover assistere a... Per fortuna è arrivato suo marito. E allora è avvenuta la cosa assurda, incredibile. Mi ha trovato nascosto là dentro e mi ha creduto il suo amante. Il sogno è diventato realtà. E sì, perché in quel momento io non ero più un ladro. Ero un gentiluomo. Un gentiluomo sorpreso da un altro gentiluomo nella camera di sua moglie. Ero un signore come lui, un suo pari, un suo rivale. E lei era la mia amante. Ma... No, non s'offende se dico così. Lo so che non era vero, che era un'illusione. Ma me la lasci questa illusione? Ancora per un poco. A lei non costa nulla. Per me invece... Ecco, guardi, siamo qui soli, lei ed io. Come se fossimo veramente due amanti. Due amanti che stanno per lasciarsi dopo un convegno d'amore. Mi permetta di baciarle la mano. Di chiamarla ancora una volta per nome. Patrizia. Buonanotte, Patrizia. Scusi. La forza dell'abitudine. Io sono ottimista. Ho la chiara sensazione che un nuovo spirito di reciproca fiducia e di cordiale cooperazione a leggi... Mi permetta, eccellenza. Che c'è? Mi sembra che questo comunicato somigli a quello che vostra eccellenza ha tirato ieri. Ma si capisce che somiglia, e somiglierà anche a quello di domani. È la prima volta che lei partecipa a una conferenza internazionale? Sì, eccellenza. Va bene. Sappia che da 10 anni non facciamo altro che ripetere le stesse cose. E signorina, mi rilegga il comunicato di ieri. Ecco, io sono ottimista. Ho la netta sensazione che un nuovo spirito di fiduciosa cooperazione a leggi... Bisogna cambiare la legge, è questo che disturba. Scriva, signorina. Devo cancellare tutto? No, soltanto l'ultima parola. Invece di a leggi, scriva. Caratterizzi i primi contatti fra gli uomini politici che compongono questo alto consesso. L'alto consesso l'avevo messo anche nel comunicato di ieri? Sì, eccellenza. Beh, cancelli l'alto consesso e scriva invece. Fra gli uomini politici che partecipano a questo storico convegno. La meta che ci proponiamo di raggiungere... Qualche parola, eccellenza, no, per no, i nostri no, giornali. Adesso non posso, mi dispiace. Ma ho già fatto avvertire che avrei ricevuto i giornalisti per una conferenza stampa stasera alle 18.30. Prego, signori, sua eccellenza adesso è molto impegnata. La conferenza stampa è per le 18.30. Ma una domanda, una sola domanda. Dopo alla conferenza stampa potrete rivolgere tutte le domande che vorrete. Ma per le prime edizioni, no. Eccellenza, anche gli altri delegati. Sì. Due parole, eccellenza, prego. Soltanto due parole. Va bene, se mi promettete che poi mi lascerete in pace. Grazie, sì, molto bene. Io sono ottimista. Ho la ferma convinzione che un nuovo spirito di collaborazione e di fiducia abbia creato un'atmosfera di reciproca comprensione tra gli uomini politici che partecipano a questo storico convegno. E per ora non vi posso dire altro. Arrivederci, cari amici. Arrivederci. Prego, signori. Arrivederci. Prego, per cortesia. Cambi le ultime due parole. Lo storico convegno? Sì, scriva invece. Questa assise di popoli verso cui converge l'attesa e la speranza di tutto il mondo. Basta così. Lo passi subito all'ufficio stampa. Ha ancora bisogno di me, eccellenza? No, grazie, signorina. Vada pure. Eccellenza, c'è un tale che vuole parlare con lei. Non ho tempo adesso. Chi è? Non lo so. Non mi ha voluto dire il suo nome. Perché? Perché dice che è inutile, che il suo nome lei non lo conosce. Ma lo mandi all'inferno. Le pare che io possa ricevere uno che non si sa nemmeno chi sia. Ma dice che lei lo conosce molto bene. Anzi, mi ha raccomandato di dirle che lui è quello di stanotte. Quello di stanotte? E cosa significa questo discorso? Io non lo so, ma ha detto che lei avrebbe capito. Guardi, eccellenza. Eccolo là. Ah, va bene, lo faccio entrare.
Prego, ci lasci per favore. Allora? Allora, eccomi qui. Sì, lo vedo che qui, ma che cosa vuole? Stanotte lei ha espresso il desiderio di rivedermi. Io? Sì, eccellenza, quando ho minacciato di scaraventarmi fuori a calci. Ma cosa vuole che mi ricordi di quello che le ho detto stanotte? Mi meraviglio piuttosto che lei abbia la sfrontatezza di presentarsi ancora davanti a me. È il mio dovere, eccellenza. Sono a sua disposizione. A mia disposizione? Per che cosa? Quando un gentiluomo offende un altro gentiluomo, si impone l'obbligo di una riparazione. Io riconosco di aver arrecato una grave offesa al suo onore. Sì. Sono pronto a riparare. Senta, giovanotto, lei mi ha già seccato abbastanza. Mi faccia il santissimo piacere di togliersi dai piedi. Mi permetta di insistere, eccellenza. Se vuol nominare i suoi padrini... I padrini? Già, cosa c'entrano i padrini? No? Eccellenza, io mi metto nei suoi panni. Stanotte lei mi ha trovato in camera di sua moglie. Mi ha trovato in camera di sua moglie. Il mio dovere di gentiluomo mi impone di riparare. Riparare? Ma riparare che cosa? Non c'è niente da riparare. Si è trattato di uno spiacevole equivoco. Inutile parlarne ancora. L'argomento è chiuso. Allora lei non vuole battersi con me? Ma non è che non voglio, per carità, io mi batterei volentierissimo. Si immagini, non chiederei di meglio, ma capirà la mia situazione, la mia carica, io ho dei doveri, delle responsabilità. Penso un po' alle ripercussioni internazionali. Un ministro degli esteri che si fa prendere a schiaffi e che si batte in un duello. È assurdo, è ridicolo. Perdoni, eccellenza, io non ci trovo nulla di ridicolo. Anche un ministro degli esteri in certe circostanze ha il diritto di comportarsi come qualsiasi altro gentiluomo. Il codice cavalleresco... Ma lascia andare il codice cavalleresco non c'entra. Un ministro non è un uomo, è un uomo simbolo, come la bandiera. Ecco, proprio così, come la bandiera. Che cos'è una bandiera? È un pezzo di stoffa qualsiasi dipinta a diversi colori. Ma se quel pezzo di stoffa con quei colori è attaccato ad un'asta, diventa qualcosa di sacro, l'emblema, il simbolo della nazione. È lo stesso per me. L'uomo scompare, resta il ministro. E un ministro deve essere sempre pronto a qualsiasi sacrificio. I suoi sentimenti devono cedere il posto ai doveri che la sua carica gli impone. Ecco perché io non posso... Salute, salute, amici! Come va, caro Lanz? Non c'è male, lei sta bene, generale. Ah, magnificamente. Ciao, vecchio mio. Ciao. Anna, vi conoscete? Certo che ci conosciamo. Siamo vecchi amici, vero? Come no, amicissimi. Piuttosto non sapevo che anche voi vi conosceste. Sì, ho già avuto il piacere di incontrarmi col signore. Sì, stanotte. Stanotte? Stanotte. Sì, eccellenza, stanotte dopo il ricevimento ufficiale. Ah, sì, sì, è vero. L'ho dimenticato. Bene, bene, allora possiamo dire l'esami de nos amis son nos amis. Ho piacere che vi conosciate. Il mio amico è una delle più eminenti personalità politiche mondiali. Troppo buono, generale. E il mio amico qui è... coso? Come... sì, insomma, lui, ecco, ha un giovanotto in gamba, è abile, svelto, un giovanotto che farà molta strada. Grazie, generale. Io ho interrotto il vostro colloquio, scusatemi, non vorrei essere indiscreto. No, no, per carità, stavamo parlando del più e del meno. Ma come, ancora fotografie? Oh, ci perdoni, eccellenza, un minuto solo, per la prima edizione. Un po' più vicini, per favore, grazie. No, rimanga anche lei. Io? Ma sì, visto che ci sei. Pronti? Grazie, eccellenza, basta che... Bene, qui possiamo parlare. Cos'è successo? Niente. Come niente? Non stavate parlando di stanotte? Ah, sì, ma non si preoccupi, è stato un equivoco. Un equivoco? Non crede più che lei sia l'amante? Sospetta qualche altra cosa? No, no, stia tranquillo, non sospetta nulla. È convinto che l'amante sono io, ma dice lo stesso che è un equivoco. Non capisco. Non importa, le spiegherò poi. Ah. Devo continuare a darle del tu. Ma sì, per forza, ormai abbiamo cominciato, no? Ci lasci soli. Mia diletta. E sta attento, è pericoloso, potrebbe vederti mio marito. Oh, beh, anche se mi vede. Ah, non hai più paura? Perbacco, sei temerario. Mia cara Patrizia, se io potessi spiegarti... No, 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 è inutile. Lo so quello che vuoi dirmi. Anche tu hai dovuto fingere perché non si scoprisse la verità. Hai fatto bene. Perché vuoi giustificarti? Non c'è ragione. È tutto così carino. Se sapessi che bel gruppo formavate,
Il marito, l'amante e il ladro, sorridenti e soddisfatti. Domani sarete sui giornali di tutto il mondo, sulle prime pagine. Peccato che la gente non possa gustarne il significato. Solo io posso apprezzare il valore di quella fotografia. Voglio tenerne una copia per ricordo. Che cosa c'è? Che cosa vuole? Mi permetta, eccellenza, volevo ricordarle che bisogna nominare il presidente della commissione per i confini dei sultanati arabi. Io me ne infisco dei sultanati arabi. Cosa vuole che me li porti? Scusi, eccellenza, ma ha detto lei di ricordarglielo, è una questione importante. Si tratta delle zone di influenza sui terreni petroliferi. Ah sì, è vero, è vero. E mi dica che notizie ha raccolto. C'è qualche proposta? Beh, le solite manovre degli stati orientali. Vorrebbero uno dei loro. Per carità, ci mancherebbe altro. Il generale Barton che cosa ha deciso? Non si è ancora pronunciato. E noi voteremo per il suo candidato. Ma si capisce, siamo già d'accordo. Lo favoriremo in questa elezione e lui ci favorirà nelle altre. Mi permette, eccellenza, di chiedere un'informazione? Sì, dica. E chi è quel giovanotto che parlava con il generale? Come si chiama? Non lo so. Ma come, non lo conosce? Sì, sì, lo conosco, certo che lo conosco. Ma perché mi fa questa domanda? Perché mi è già stato chiesto da vari delegati. Pare sia molto amico del generale Barton. Già, infatti. E pare anche che il generale ci tenga molto a farlo sapere. Ma che cosa vuol dire, eccellenza? Non capisco. Caro giovanotto, si metta bene in mente che ogni gesto, ogni atteggiamento di un diplomatico nasconde sempre una ragione, uno scopo. Quale sia lo scopo del generale, non riesco ancora a capirlo. Questo mi preoccupa. Ma intanto lei si informi. Indagini. Va bene, eccellenza. Va bene. Ha una sigaretta anche per me? Certo, signora. Bello questo portasigarette. A chi l'ha rubato? A un tale che mi sono trovato vicino a un tavolo di roulette. Era tanto occupato a perdere i suoi quattrini che avrei potuto sfilargli gli anelli dalle dita senza che se ne accorgesse. Mi sono contentato di questo. È stato discreto. E non ne avevo bisogno, la stagione era andata piuttosto bene. Avevo guadagnato abbastanza. Col gioco o col furto? Con tutti e due. Ha rubato anche questo? No, questo l'ho comprato. Col denaro degli altri? Naturalmente. Ma scusi, non capisco perché mi fa queste domande. È come se chiedesse a un medico se vive sui malanni dei suoi clienti. Ognuno ha la sua professione. Ma la sua professione è così particolare. Non mi era mai capitato di parlare con un ladro. Ma mi dica, che ne pensa lei di questa nostra, chiamiamola così, avventura? Io la trovo meravigliosa. Davvero? Lo sa che ho passato tutto il resto della notte senza chiudere occhio. E perché? Avevo paura ad addormentarmi. Di solito i sogni si interrompono quando uno si sveglia. Per me invece accadeva tutto il contrario. Sognavo finché ero sveglio e non volevo che il mio sogno finisse. Perché? C'era un seguito? Certo che c'era. L'alba. Una grigia alba nebbiosa. Due carrozze chiuse che avanzano nei viali deserti di un immenso parco. Si fermano. Scendono degli uomini in abito nero e cilindro. Si salutano con un inchino. I due avversari si pongono spalla contro spalla con la pistola in pugno. Si allontanano mentre una voce conta i passi. Uno, due, tre, quattro. D'improvviso il silenzio è rotto da uno scalpitar di cavalli. Put-pum, put-pum, put-pum. Una carrozza sopraggiunge, si ferma. Una donna scende, affannata, ansante. Si slancia piangendo a fare scudo con il suo corpo all'uomo amato, gridando «No, no, non lo uccidere!» E quella donna sarei stata io? Sì, signora. Mi scusi se mi sono permesso di... E chi sarebbe stato l'uomo amato che volevo difendere col mio corpo? Lei o mio marito? E sarei stato io. La prego ancora di scusarmi, ma i sogni, sa, sono sempre un po' assurdi. E dopo? Dopo che cosa? Che accadeva dopo? Non moriva nessuno? No, non moriva nessuno. E sembrano ridicole, vero, queste mie fantasticherie? No, ridicole no. Ma credo che siano un po' fuori tempo. Lei ha un concetto troppo melodrammatico della vita. I duelli, le donne che fanno scudo al corpo dell'amato. Queste cose non accadono più. Può darsi. Ma vede, io sono abituato a frequentare gente ricca. È una mia necessità professionale.
Vesto bene, viaggio in vagone letto, abito nei grandi alberghi. Insomma, vivo come voi, in mezzo a voi, ma non sono uno dei vostri. E questo le dispiace? Io non so cosa darei per essere accolto nel vostro mondo. Invece mi sento escluso, estraneo, isolato. C'è come una barriera insuperabile che mi separa da voi. Stanotte questa barriera è caduta. Improvviso sono diventato uno dei vostri. Il ministro mi tratta come un suo pari. Una bella signora mi accetta come amante. Ma che accetto? Io non accetto niente. Ma non si sbaglia, lei adesso deve accettare tutto. Oh. Anche un altro bacio, se mi viene il capriccio di darglielo. Non ci provi, sa? Perché? Che cosa accadrebbe se ci provassi? Chiamerebbe suo marito, mi parlerebbe ancora delle bandiere. Il generale? Troppo prudente. Non importa, saprei difendermi da sola. Sì, ma non ce ne sarà bisogno. I baci presi con la forza non mi interessano. È l'unica cosa che non mi piace rubare. Ah, sì? Oh, interessante. E allora, quello di stanotte? Mi aspettava. Era nella mia parte. Ma piuttosto, signora... Buongiorno, cara signora. Come sta? Ah, bene, bene, grazie. Anche lei è venuta al congresso? Quale congresso? Ma non per carità, io le trovo insopportabili quelle sedute. Non capisco come ci sia tanta gente che si affanni per avere i biglietti di invito. Ma che divertimento c'è. Tutti fanno discorsi interminabili e nessuno li sta a sentire. Hai visto per caso il mio Bobby? Ah, ma non è lui Bobby? No, lui è Romy. Bobby è mio marito. Mi aveva dato appuntamento qui, ma come al solito se ne sarà dimenticato. Il signor... Alcantara. Alberto Alcantara. E la signora Vallaire, molto lieta. Può ripetermi il suo nome? Non l'ho capito bene. Alcantara. E che cos'è? Una città della Spagna? No, è un fiume della Sicilia. Mio Dio, come sono ignorante. Mi scusi, Alcantara. Bel nome. Sembra proprio di sentire scorrere le acque di un fiume. Oh, anche a me sarebbe piaciuto avere il nome di un fiume, di una montagna, di un fiore. È un vero peccato che non si possa scegliere il nome che più ci piace. Sarebbe simpatico e anche comodo, non le pare? Sì, sì, certo. Non ha provato a dare un'occhiata nel salone? Può darsi che il suo Bobby sia là. Ah, sì, sì, è probabile. Quando non sa che fare, assiste alle riunioni. Dice che lo interessano tantissimo. Invece, appena uno comincia a parlare, si addormenta dolcemente e non si sveglia che quando sente il rumore degli applausi. E anche lei, signora Alcantara, è qui per i lavori della conferenza? Sì, in un certo senso. E in quale veste, se non sono indiscreta? Come delegato? Come giornalista o come curioso? Permettete, c'è l'ambasciatore. A me? Sì, si vuol aprire, per cortesia. È già finita la riunione? No, signora, c'è una breve interruzione per Andrea. Grazie. Prego. Ah, buongiorno, Lance. Buongiorno, signore. Ha visto il mio Bobby? Ah, carino. Ma non il cane, mio marito. Li confondono tutti. Ma chi è quell'individuo? Quale individuo? Via, non fare finta di non capire. Quell'individuo là, quello che era stanotte in camera tua. Chi è? Che cosa fa? Da dove viene? Non lo so. Ah, non lo sai. È stupida questa tua tattica. Tu vuoi approfittare delle circostanze che mi impediscono di reagire come vorrei. Quali circostanze? Quell'individuo è amico di Barton. Credi? Ma senza dubbio, si danno del tu, sono amici intimi. Sorridi? John Barton rappresenta una nazione con la quale devo concludere degli accordi importantissimi. Capirai che non posso mandare all'aria un'intesa tra due grandi potenze per le tue divagazioni notturne. Se il generale lo venisse a sapere... Non temere, non saprà nulla. Ah, eccolo, sta venendo. Fammi il piacere, cerca di essere un po' carina con lui. Ci tieni? Ma si capisce che ci tengo, ho bisogno del suo appoggio. Mi è parso che poco fa ti abbia salutato con una certa freddezza. Oh, ma che amico è amico? Ma brava, sì, sì, va bene, amico, si capisce che è mio amico, ma appunto per questo mi secca. Non voglio
che i rapporti diplomatici siano influenzati dalle mie amicizie personali. È contento, generale, per l'andamento dei lavori della conferenza? Sono contentissimo, e lei? Beh, io sono lieto di poter constatare la nostra identità di vedute, specialmente sulla delicata questione dei sultanati arabi. Ah, sì, sì, i sultanati arabi, importantissimi. Dovremo studiare insieme una linea di condotta. Io non chiedo di meglio che farle cose gradite, generale. Accetto fin d'ora le sue decisioni. Ma qualunque decisione sarà ispirata ai nostri comuni interessi e alla nostra cordiale amicizia. Grazie, eccellenza. Scusami, cara, torno subito. E come vanno i tuoi rapporti col ladro? Ho saputo che ora siete amici, che ridete del tu. Ma sai, è stato per la verosimiglianza. Volevo evitare che potessero sorgere dei sospetti, allora ho pensato di far finta che fosse un mio amico. Mi è venuto così d'istinto. Ma ho fatto male, non avrei dovuto trattarlo con troppa familiarità. Perché? Il giovanotto ti ha salvato da un grosso guaio. Fai bene ad essergli grato. Ma adesso tutti credono che sia veramente un mio amico. Sai com'è quest'ambiente, si dà un significato a tutto. A un colloquio, a una stretta di mano, a un sorriso. Figuriamoci se si viene a sapere che ci sono rapporti di amicizia. Beh, che c'è di male? Penseranno che quel giovanotto sia un tuo protetto. E ti pare niente. Tu non pensi mai alle conseguenze. Sono già tutti in subbuglio, vogliono sapere, capire come un amico, un protetto del generale Barton, che vorrà, che sarà venuto a fare, perché è saltato fuori proprio adesso. Eccolo là, guarda, guarda che faccia tosta. E tutti quegli imbecilli che lo prendono sul serio. Bravo, ha fatto fretta ad ambientarmi. Rallegramenti. Grazie, signora. E grazie soprattutto a te, vecchio mio. Ma mi faccia il piacere, la finisca con questo vecchio mio, e non si permetta di trattarmi con tanta familiarità. È stato lei, generale, che ha voluto... Eh sì. Davanti agli altri, per forza. Ma quando siamo soli non c'è nessuna ragione. Io sono il generale Barton del Pentagono, e lei... lei è quello che è. Già, ma adesso che cosa devo fare? Adesso? Adesso, visto che c'è, continui a far finta di essere un diplomatico. Sì, ma come deve comportarsi un diplomatico? Io non sono pratico, non sai, è la prima volta che mi capita. Non si preoccupi, è facilissimo. Parli poco. Anzi, non parli affatto. Sorrida. Se le chiedono qualcosa, non parli. Sorrida. L'importante per un diplomatico è saper sorridere. Se ne sono andati. La seduta è ricominciata. Deve assistere anche lui? Bah, sì, forse è meglio. Permette, signora Alcantara? Vorrei domandarle una cosa. Sì, mi dica, signora. Non vorrei sbagliarmi, ma ho l'impressione che noi dobbiamo esserci già conosciuti. Non credo, signora. Sì, sì, più la guardo e più ne sono convinta. Forse si tratta di una somiglianza. No, non si tratta di una somiglianza. Sono sicura che ci siamo conosciuti. Sono ormai passati molti anni, io sono un po' cambiata. Ma lei è rimasta tale quale. Ma mi guardi bene. Non si ricorda proprio di me. Mi dispiace, ma... Allora può darsi che abbia ragione. Forse mi sono sbagliata. Mi scusi. Prego. Vuole offrirmi una sigaretta? Una sigaretta, sì. Pure bloccheggiato. Che c'è? Ha perduto qualche cosa? Sì, il mio portasigarette. Non lo trovo più e... Non capisco, eppure ce l'avevo, l'ho usato poco fa. È questo? Ah, dove l'ha trovato? Nella sua tasca. Mi riconosce adesso. Mariuccia? Sì. Mariettina l'ha svaporata! Proprio io? Ah, ecco, ma infatti... Ma infatti mi pareva di riconoscerti. Anch'io appena t'ho visto ho avuto l'impressione... Ma come potevo immaginare che tu... Mariettina la svapora. Ma come hai fatto a diventare la signora Vallare? Casi della vita. C'è chi scende, c'è chi sale. Ma anche tu, per Bacco, sei diventata una persona importante. E ti ricordi quando lavoravamo nei grandi magazzini? E come se non mi ricordo? Ma se sono stata io che ti ho insegnato a rubare le borsette. Oh, accidenti, avevi una mano svelta. No, ma dimmi, da quanto tempo sei diventata una signora per bene? Cinque anni. Una notte ero entrata in una grande villa in riviera. Credevo che non ci fosse nessuno. Invece, mentre stavo scassinando un cassetto, mi sono vista comparire davanti un uomo, nudo, con una pistola in mano. E chi è? Era Bartolomeo Vallaer. Il re della cioccolata. Proprio lui? Era spaventatissimo, poverino. Voleva telefonare alla polizia per farmi arrestare.
Allora ho cominciato a piangere. Gli ho raccontato che ero una povera orfana, che ero una vittima del destino e che rubavo per sfamare i miei fratellini. E lui? Si è commosso. Si è messo a piangere anche lui. E non ha più telefonato alla polizia. Per consolarmi mi ha fatto restare quella notte in casa sua. E ci sono rimasta per sempre. Ma tu come hai fatto? Io no, no, per me è diverso. Figurati. Mi permetta, eccellenza. Dice a me. Sì, signore. Vorrei pregarla di favorire un momento di là. Di là dove? Nel salone delle adunanze. È necessaria la sua presenza. La mia presenza? Perché? Beh, non spetterebbe a me dirglielo. Credo sia stato eletto presidente della commissione per i sultanati arabi. Io sono ottimista. Nella mia qualità di presidente della commissione per i confini dei sultanati arabi, ho il piacere di constatare che nell'atmosfera di cordiale collaborazione e di reciproca solidarietà si può auspicare una pacifica e amichevole intesa. Mi permette, eccellenza, pare stiano sparando. Ah sì? Perché sparano? Laggiù, ai confini dei sultanati arabi, sparano per il petrolio, eccellenza. Ah, perché non hanno il petrolio e... No, eccellenza, ne hanno troppo. E allora non sono contenti. Il petrolio non è una ricchezza. Ah sì, una grande ricchezza, ma per gli altri, non per loro. Signorina Cancelli. Ma insomma, mi vuoi spiegare perché lo avete fatto presidente dei... Della commissione dei sultanati arabi. Tuo marito ha proposto la sua candidatura per far piacere a me. Io l'ho accettata per far piacere a lui e gli altri delegati l'hanno approvata per far piacere a lui e a me. Sai come vanno queste cose, no? Qualche parola, eccellenza. Soltanto qualche parola per no. I nostri giornali. No, adesso non posso. Non... Prego, sua eccellenza, no. Molto impegnata. La conferenza stampa è detta per le 18:30. Ma una domanda, una sola dopo, domanda. Dopo la conferenza stampa potrete rivolgere tutte le domande che vorrete. Ma per le prime edizioni, eccellenza, anche gli altri delegati. Legati. Due parole, eccellenza. E va bene, se poi mi promettete che mi lascerete in pace. Sì, eccellenza. Beh. Grazie. Io sono ottimista. Sì. Nella mia qualità di presidente della commissione per i confini dei sultanati arabi, ho il piacere di constatare che nell'atmosfera di reciproca collaborazione e di cordiale solidarietà si può auspicare rapida cessazione degli incresciosi incidenti. Bene, basta così, signori. Sua eccellenza è molto impegnata. Prego, signori. Ah, finalmente. È quasi una settimana che non riesco a vederla. Ma dove è stata? In nessun posto. Un po' qui, un po' là, come al solito. No, non è possibile. In questi giorni non ho fatto altro che cercarla. Negli alberghi, nelle sale della conferenza, al golf, a teatro. Perfino in camera sua. Che è? Una scena di gelosia? Non ci mancherebbe che questo, che lei mi facesse delle scene di gelosia. Già, è vero. Io non ho il diritto di farle delle scene. Lei per me è lontana. Irraggiungibile. Eppure sono geloso lo stesso. Adesso lei mi vorrebbe far credere... No, non voglio farvi credere nulla. Sono tutte sciocchezze. Piuttosto mi dica perché è tanto arrabbiata con me. Arrabbiata con lei, infatti. Ma sì, non può negarlo. In questi giorni non ha fatto altro che sfuggirmi. Sì, è vero. Non desidero incontrarmi con lei. Ma perché? Ma perché? Perché è una situazione ridicola, irritante. Non vedo l'ora di uscirne. Ma lei piuttosto sarà contento. Il suo sogno continua. Ah, sì. Altro che se continua. Sono tutti gentilissimi. Ministri, ambasciatori, generali mi invitano a pranzo, mi confidano i loro segreti, mi raccontano le barzellette. Ci teneva così tanto ad entrare nel nostro mondo. È soddisfatto? Sì, però prima, quando ero fuori, tutto mi sembrava affascinante, meraviglioso. Adesso invece... Deluso? Sì, un poco. Mi sembra una vita piuttosto noiosa. A chi lo dice? La sua deve essere una vita piena di rischi, di pericoli, ma non sarà certamente noiosa e monotona come la nostra. Noiosa la mia vita? Per carità, sempre in ansia, sempre sul chi vive. Basta un piccolo errore, un momento di distrazione per finire in galera. E lei non ha paura? Beh, certo che ho paura, una paura maledetta. Ma se non ci fosse la paura non ci sarebbe più gusto, sarebbe un lavoro stupido, banale, un lavoro che potrebbe fare chiunque. E non gli è mai capitato di essere sorpreso mentre rubava? No, mai. Prima che arrestino me... Giovanotto, siete una ragazza. Ma come?
Come? Non cerca di fare risultati. No, adesso, ma cosa vuoi da me? Non capisco. Che cosa voglio? Voglio metterti la maletta. Ma guarda, si sbaglia, qui c'è un effettivo. Ah, se mi confonde con qualcun altro. No, lo confondo con qualcun altro. Sì, ma li assicuro di uccidere Alberto Alcantara. Alberto Alcantara e Leonardo Guerrieri, il barone Martinelli. Dico, dove sono andati a finire? Ma chi sono tutti questi signori? Non capisco. No, mica no. Non li ho mai sentiti nominare. Ma questo di nomi ne ha più di un elenco telefonico. Ma guardi, le assicuro. No, signore, guardi, lei non c'entra. Lei è fuori causa. Ma anch'io. È stata ingannata, come sono stati ingannati tanti. Ma le garantisco che non c'è nessun equivoco. Questo signore... Io sono un ispettore dell'ufficio internazionale, sa? E questo signore è un ladro pericolosissimo. Io? Ben noto a tutte le polizie, lo teniamo d'occhio già da tempo. Signora Lansen, come va? Bene, bene, grazie. Caro signor Alcantara. Che c'è? L'hanno arrestato. Oddio. E perché? Pare che abbiano accertato che io sono un pericoloso delinquente. Oh, che sciocchezza. Chi è quel cretino che dice una cosa simile? Quel cretino sono io e la invito a misurare i termini. Io non misuro niente, le ripeto che lei è un cretino o un pazzo. Signora... Vadi! Che vuol fare? Vuole arrestare anche me? Avanti, si accomodi, mi metta le manette. No, signora, forse sarebbe meglio no. Ma è una cosa inaudita. Il signor Alcantara è mio amico. Oh. E tutti i miei amici sono persone rispettabilissime. Se non vuoi scandali, seguimi senza pietà. Oh, signora, che facciamo? Non possiamo mica abbandonarlo così. Bisogna cercare di salvarlo. E salvarlo come? Non è possibile. Purtroppo non si tratta di un equivoco, ma è meglio che lo sappia anche lei. È veramente un ladro. Ma questo lo so. Come lo sa? Ma certo che lo so, lo sapeva anche lei. Sì, ma forse non è il momento. Ah, ecco, devo trovare il generale Barton, forse potrà aiutarmi. No, se viene a sapere che è un ladro. Ah, lo sa. Ma come lo sa? Sì che lo sa. Ma lo sanno tutti. Occupato, sempre occupato. Quando hai bisogno di un aiuto, mai nessuno che arrivi. E io adesso in questura come ti porto? A piedi? È lei che ha arrestato questo signore? Sì, signor generale. Gli tolga subito le manette. Ma signor generale... Ha sentito quello che l'ho detto, obbedisca, gli tolga subito le manette. Ma mi scusi, signor generale, mi permetta, ma guardi che questo signore è un ladro. Ma non dica sciocchezze, il signore è un distintissimo diplomatico e gode di tutta la mia fiducia. Beh, guardi che esiste un regolare mandato di cattura. Oh, faccia vedere. Ecco, signor generale. Ecco. Vede, è firmato dal capo della polizia. Questo lo tengo io, parlerò io stesso col capo della polizia. Intanto, in qualità di generale del Pentagono e di membro del Supremo Consiglio Internazionale, le ordino di mettere subito in libertà questo signore. Assumo io ogni responsabilità. A me, quando è così, ubbidisco, signor generale. Però mi scusi, ma io credevo di fare soltanto il mio dovere. Mi spiccio. Ecco su. Abbia pazienza. Grazie, signor. Ma di niente, amico mio. Sono ben lieto di aver potuto dirimere questo increscioso contrattempo. Buonasera, caro generale. Oh, eccellenza, sono molto lieto di vederla. Avevo proprio bisogno di lei. Di me? Sì, non so se il mio segretario l'ha già accennato, ma si tratta di una cosa che mi sta particolarmente a cuore. Ah, sì, mi ha accennato qualche cosa, ma... Mi dai il braccio, signora Alcantara? Volentieri. Mi scusi, signor ministro, vorrei richiamare la sua benevola attenzione su questo solerte funzionario. Ha dimostrato una perspicacia e una vedutezza che credo meritino un adeguato apprezzamento. Giusto, giusto, il merito va sempre riconosciuto. Lei che grado ha? Ispettore aggiunto di seconda classe. Beh, mi faccia avere subito un appunto con le sue generalità, eh? Sì, eccellenza. Grazie, eccellenza. Grazie, signor generale, grazie tante. Ah, sei qui? Sì, sono venuta a cambiarmi per il pranzo. Anch'io. Ne approfitteremo per parlare un po'. Proprio adesso? Abbiamo così poche occasioni di vederci. Forse ti stupirai per quello che sto per dirti. Ma no, ma mi stupisco più di niente. Tanto meglio, del resto tu sei una donna intelligente e soprattutto sei una donna di spirito. Ci sono certe situazioni che non possono essere giudicate con una convenzionale mentalità borghese, ma che richiedono una certa spregiudicatezza, una coraggiosa modernità di vedute. A cosa alludi? Non capisco. Vengo subito al fatto. Tu sai che il nostro paese... Grazie. È particolarmente interessato alle concessioni dei territori petroliferi. E allora? Beh, tu puoi immaginare quali ingenti interessi dipendono da queste decisioni. Interessi che io devo tutelare come ministro degli esteri, ma anche come privato cittadino, perché ho impegnato dei forti capitali nelle società petrolifere. Ma naturalmente, per ovvie ragioni di delicatezza, il mio nome non appare. Ma scusa, non capisco che c'entro io con questi affari. Vengo subito al punto. Tu sai anche che è stata nominata una commissione per la delimitazione dei confini.
E a presiedere questa commissione è stato eletto il signor Alcantara. E allora? Beh, allora, tu sei troppo intelligente per non capire quello che voglio dire. Tu sei convinto che Alcantara è il mio amante e mi mandi da lui per chiedergli di aiutarti nei tuoi sporchi affari? No, no, ti prego. Lasciamo da parte questi paroloni altisonanti. Restiamo nella logica dei fatti. Tu sei l'amante di Alcantara. Questa è una realtà che tu hai creato e che io non posso modificare. Ebbene, se da questa realtà, indubbiamente spiacevole per me, può derivare un qualche vantaggio che possa servirmi in parte di compensazione, non vedo la ragione per cui io, proprio io, dovrei escluderlo. Ma non hai vergogna di parlarmi così? Ma non ti accorgi che questo tuo cinismo... È ributtante, lo so. Anche questa è una frase fatta, rientra nel repertorio classico. Ma ricordati che io non agisco solo nel mio interesse. Io agisco soprattutto nell'interesse del mio paese. Ma lascialo in pace il tuo paese. Il paese non c'entra. Non mischiare il patriottismo con le tue sporche speculazioni, per favore. Queste sporche speculazioni, questi sudici interessi, come tu li chiami, sono miei. Ma sono anche tuoi. Tu ami le belle case, i gioielli, le pellicce. Tutto questo si chiama petrolio. Non lo dimenticare. Ed ora credo che non abbiamo altro da dirci. Che schifo. D'accordo. Suo marito le ha chiesto questo? Sì, ma perché? Che credeva? Che quei sorrisi, quelle gentilezze fossero per lei? No, erano per il petrolio. Per quel maledetto petrolio che fa impazzire tutti. Scandalizzato? Eh beh, ti capisco. Le prime volte si prova un senso di nausea, di disgusto. Ma poi a poco ci si abitua. Vedrà che col tempo era per abituarsi anche lei. Io abituarmi a queste cose? Ma perché mi prende? Io queste cose non le ho mai fatte, io sono un ladro. Oh, scusi, non volevo offenderla. Ma certo che mi offende. Io il mio mestiere l'ho sempre fatto apertamente, senza intrighi, senza imbrogli. Servirmi di una donna. Se sapesse quante volte ho rischiato la galera per la gioia di far felice una donna. Aveva ragione di invidiarmi per la mia vita. Anche io la rimpiango. Ora che posso confrontarla con la vostra. Adesso mi sembra tanto più onesta, più rispettabile. No, non fa per me questo mondo. Non lo capisco, non mi ci ritrovo. Vada via. Vada via finché in tempo. Oh, se potessi anch'io. Lei? E perché non può? Chi glielo impedisce? Venga via con me. Io? Venga via, anche lei non è fatta per questa gente. L'ho capito fin dal primo momento che l'ho vista, ho sentito che lei aveva un'altra anima, un altro cuore. Venga via, venga via. Via, via. Via per il mondo, non importa dove, la vita è bella. Lei forse non ha mai avuto il coraggio perché era sola, ma ora ci sono io ad aiutarla. Lei? Sì, sì, io, Patrizia. Prima non avrei osato parlarle in questo modo, avrei avuto paura di offenderla, ma ora la so così sola. Sento che ha tanto bisogno di aiuto. Le offro di vivere la mia vita. Non è certo comoda e tranquilla come quella che ha vissuto fino ad ora. Ma è vita. Una vita che vale la pena di vivere, ecco. È questo che conta, Patrizia. Vivere. Patrizia. Siamo tornati indietro a quel nostro primo bacio, scusi. Non avrei dovuto lasciarti quella sera, avrei dovuto portarti via con me. Perché non l'hai fatto? Perché non sapevo ancora amarti. Nemmeno io. Quando l'hai saputo? Appena l'ho lasciata. Anch'io. Anche tu. Patrizia. Avanti? Avanti! Beh, cosa c'è? Perché hai voluto che venissi qua? Ho deciso. Scappiamo. Ma no, ma sei matta! Ti pare che io possa scappare così? Ma no, non voglio scappare con te. Scappo con lui, con Alberto. Ah, scappi con lui? Sì, stasera alle 10. E non mi dire che è una pazzia, lo so. È un salto nel buio. Probabilmente mi pentirò.
Anzi, mi pentirò sicuramente, ma non importa. Qualche volta bisogna avere il coraggio di chiudere gli occhi e di buttarsi allo sbaraglio, ne spa? Beh, tutto sommato non mi sembra una cattiva idea. Ah, no? Eh sì, perché questo mette tutto a posto. Tuo marito ha la prova evidente che voi due siete amanti e non può più sospettare di altri. Ed è anche un vantaggio per la commissione dei sultanati arabi. Sai, dopo la complicazione di quell'arresto cominciavo ad essere preoccupato. Se si veniva a sapere che il presidente era un ladro e che proprio io avevo votato per lui. Invece così è tutto sistemato. Lui se ne va, si nomina un altro presidente. E non ci sono più pericoli. Eh già, non ci sono più pericoli. Tutto è a posto, tutto è sistemato. Ma che io scappi con un altro, io che bene o male sono stata la tua amante, questo non ti interessa, non ha per te nessuna importanza. Ma come nessuna importanza? Ma che dici, Patrizia? Ma come puoi pensare una cosa simile? Oh, io soffro enormemente. Ma è per te che io mi sforzo di soffocare, di nascondere la mia pena. Per me? Eh sì, mia diletta. Ho sempre cercato di nasconderla per non aumentare l'amarezza di questa nostra triste situazione. A che sarebbe servito parlarti della mia angoscia? E a che servirebbe adesso parlarti del mio amore? Ah, niente, hai ragione. Sei crudele, Patrizia. Non vuoi riconoscere che la fatalità degli eventi mi ha costretto ad agire nel solo modo possibile. Io vorrei poterti convincere, vorrei che tu ti ricredessi sul mio conto. Ma purtroppo, ormai, non c'è più tempo. Perché? Hai fretta? Io no, ma tu non hai detto che fra poco devi scappare? No, no, c'è tempo. C'è tempo, sì, ma non vorrei... Proprio adesso che la situazione sta per risolversi... Lo dico per te, non per me, ma se per caso capitasse tuo marito... No, ma non capita, sta tranquillo. E poi anche se capitasse gli diremo la verità. La verità? Sì, gli diremo che ti ho pregato di venire da me perché volevo informarti che me ne vado con Alberto. È appunto questa la verità. Anzi, stavo scrivendo una lettera per lui, ma non mi riesce... Ma fammi il favore, diglielo tu. Io? Ma scusa, ti pare delicato che proprio io vada ma a dire... Ma sì, ma che male c'è? Tu sei amico mio e amico suo. È più che naturale che io ti affidi questo incarico. Ma... Così non ti comprometti. Anzi, in questo modo tu sei escluso da qualsiasi sospetto. Ma ti pare che una donna si servirebbe del suo amante per informare il marito che ha deciso di scappare con un altro? Già, questo è vero. Hai una sigaretta? Prego. È l'ultima sigaretta che fumiamo insieme. Fumiamo? Non vuoi? Sì, no, no, figurati, no, io... vorrei fumare con te non una, ma 100 sigarette, ma... Ma hai una gran fretta di andartene. Io no, 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 no. Non mi sembra prudente non credere che io sia un pauroso. Ho fatto 2 guerre, sono stato ferito, ho avuto delle medaglie. Ma rischiare così inutilmente? Ma lo so che sei un eroe. Che ci vuole a fumare una sigaretta? 5 minuti. 5 minuti soli. Non sono molti per darsi un addio. Mia cara Patrizia, se io potessi esprimermi... No, 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 non esprimermi niente, per carità. Risparmiamoci le commemorazioni. Piuttosto, non ti interessa sapere perché scappo con Alberto? Non osavo domandartelo. A te lo voglio dire. Mi sono innamorata. Di quel ladro? Sì, di quel ladro. Mi sono innamorata subito, appena l'ho visto. E anche lui innamorato? Sì, credo. Non lo so, forse. Si è svolto tutto con tanta rapidità. Fino a pochi minuti fa ci parlavamo come 2 sconosciuti. E poi d'improvviso, quando mi ha baciata... Oh, non ti dispiace se ti faccio queste confidenze? No, figurati, no. E poi, quando mi ha baciata, ho provato un senso di smarrimento, di abbandono. Capirai, era la prima volta. La prima volta. Tutti i baci che ti ho dato io. Ma no, ma che c'entra? Quelli erano un'altra cosa. Vuoi mettere? Perché lui... bacia in un altro modo? No, cerca di capirmi, non dipende da lui, dipende da me. I tuoi baci, io li accoglievo con piacere, non dico di no, ma erano baci che mi lasciavano perfettamente tranquilla. Invece questo, l'aspettavo con un'ansia, una trepidazione. Hai sentito, hanno bussato.
Eh sì, ho sentito. Chi può essere tuo marito? Ma non credo. Hai visto? Eh? Hai visto? Io lo sentivo, dannazione, proprio adesso che tutto era a posto. Ma sta calmo, non ti agitare così. Ma si capisce che mi agito. Senti, bussano ancora. Tutto rovinato per quella tua stupida idea della sigaretta. Mi nascondo sul terrazzino. Aspetta, sentiamo prima chi è. Ma è tuo marito, è certamente tuo marito. Chi è? È la signora Van Dyke. La cioccolata, cosa vuole? Non ho idea. Ah, no. Non posso farmi vedere se quella pettegola mi trova in camera tua. Vado sul terrazzino. Vuoi che venga a frugare in camera mia? Mi scusi se mi sono permessa di venirla a disturbare a quest'ora. No, no, si immagini. Siamo sole? Sì, sì, sole. Possiamo parlare liberamente senza il pericolo che qualcuno ci ascolti. Non si preoccupi, le ripeto che non c'è nessuno. Non mi preoccupo mica per me, mi preoccupo per lei. Per me? Lei sta per fuggire con Alberto a cantare, è vero? Come lo sa? Ma non importa come lo so, mi risponda, è vero. Ma mi scusi, io non capisco con quale diritto lei si permette di rivolgermi questa domanda. Nessun diritto. Ma che vuole, quando vedo qualcuno che sta per andare sotto un tram, mi viene istintivo il gesto di trattenerlo. Ma lei ha pensato a quello che fa? Fuggire con un ladro, ma è una pazzia. Può darsi, ma lei che importa se sto per fare una pazzia? E perché ci tiene tanto a salvarmi? Ma gliel'ho detto, quando vedo qualcuno che sta per andare sotto un tram. Lasci stare il tram e parliamo di noi. È abbastanza strana questa sua opera di salvataggio. Strana e anche poco credibile. Immagino che ci sia un'altra ragione. No, no, nessuna ragione. Volevo solo metterla in guardia. E che diamine, tra noi donne ci deve essere un po' di solidarietà, no? Ma lei ha pensato alle conseguenze. Pensate a quello che rischia, a quello che perde. Ma lei lo sa che Alberto sì, è... Sì, so tutto. So che è un avventuriero, un fuorilegge, ma non importa. Sono pronta a vivere la sua vita. La sua vita. E lei lo sa com'è la sua vita? Ma me l'immagino. Se la immagina. Se ne accorgerà alla prima retata. Dover correre col cuore in gola, nascondersi nelle cantine, arrampicarsi su per i tetti. Mi pare di vederla, lei, la distinta consorte del ministro Lansen, scappare inseguita dai poliziotti. Ma già, lei si farà acchiappare subito come una gallina. Io? Ma si capisce. E allora dovrà imparare anche il resto. Il carrozzone cellulare, le notti passate sul tavolaccio, gli insulti e gli schiaffi per farla parlare. Queste cose non le aveva previste, è vero? Le ripeto che avevo previsto tutto. È inutile che si agiti tanto per cercare di spaventarmi. Tanto non mi mette paura. Allora? E allora faccio un po' quello che le pare. Tanto peggio per lei. Ecco, brava. Lasci stare la solidarietà femminile che non c'entra. Parliamoci chiaro. È lui che le interessa. È certo che lui. Ma che vuole che me ne importi a me di quello che può capitare a lei? Per me lei può andare anche sulla forca se le fa piacere. E non è mica perché sono innamorata di lui, eh. Ah, no? No. Sono stata innamorata di lui, ma molto tempo fa. Sapesse che cotta me l'ho presa. Ma ormai è una cosa passata. Però provo ancora dell'affetto per lui e mi dispiace vederlo finir male. Finir male? Ma si capisce! Ma che vuole che se ne faccia di una donna ingombrante come lei? Ma per lui ci vuole una donna in gamba, una donna di fegato, che sappia anche aiutarlo. Ma non è mica detto che debba continuare a fare il ladro? E che vuole che faccia? Il galantuomo? Lo arresterebbero subito. E perché? Perché? Ma perché la giustizia non ammette certi cambiamenti. Se uno è ladro, deve continuare a fare il ladro. Ma se vuol diventare un galantuomo, in galera. Ma cosa crede lei? Che si possa cambiare la propria vita come si cambia un abito? No, lui è un ladro e deve continuare a fare il ladro. E invece una signora. Una signora che vuol divertirsi. Ah sì, un modo come un altro per vincere la noia. Ma poi... Quanto crede che durerà questa avventura? Poche ore. Prima di domani sera tutto sarà finito. E perché? Perché? Crede davvero che suo marito se ne sarà con le mani in mano? Eh? Ci penserà lui a fargli interrompere il passatempo? Oh, mio marito non farà nulla. Non si illuda. Lei crede davvero che un uomo in vista importante come lui possa permettere che sua moglie se ne vada in giro per il mondo con un ladro? Per evitare lo scandalo, metterà in moto le polizie di tutto il mondo. A lei non daranno nessun fastidio, no. Lei tornerà a casa sua come dopo una scampagnata e suo marito sarà ben lieto di riprenderla. Ma lui no. Lui pagherà per tutti. Gli era sempre andata bene. Non sarà mai lasciato acchiappare. E adesso per colpa sua... E c'entro io, non dire sciocchezze. Non sono sciocchezze, tu lo sai benissimo, come lo sa anche lui. Lui? Lui. Io ho parlato poco fa.
Le ho detto le stesse cose che adesso dico a te. Anche lui lo sa che questa fuga sarà la sua rovina, ma non ci vuole pensare. Non gli importa di quello che accadrà. Adesso vuol giocare tutta la vita per un'ora d'amore. Bella frase, eh? Ma se ne accorgerà quanto gli costerà cara quest'ora. Per questo ero venuta da te. Perché credevo che in te ci fosse qualcosa di buono, di generoso, di umano. Ma che? Tu adesso non pensi che al tuo egoismo, al tuo piacere? Non mi stai nemmeno a sentire. Certo, non vuoi rinunciare alla piacevole avventura. Che ti importa di quello che accadrà? Ecco, è lui che ti chiama. Non te lo lasciare sfuggire, eh? Goditela l'avventura. E buon divertimento. Se n'è andata. Patrizia, non ti ha chiesto di me? No. Che voleva? Non hai sentito? Eh no, sai, mi sono chiuso nel bagno, per prudenza. Non rispondi? No. Ma se lo lasci così, il tuo apparecchio risulta sempre occupato. Non importa. E la lettera per tuo marito? Ah sì, ma non occorre più. Perché? Perché c'è una novità. Oddio, che novità? Non vado più via con Alberto. Rimango. Ah, hai cambiato idea. Sì, ho cambiato idea. Rimane anche lui? Ah, non credo. Non ci tiene a restare fra noi. Beh, tutto sommato non mi sembra una cattiva soluzione. Ah, no? No, no, tutt'altro. Mi sembra anzi che sia una soluzione ideale, no? Se Alberto scompare, tuo marito crederà che la vostra relazione sia finita. Sì, crederà che siete stati amanti, ma che in fondo è stata una piccola avventura, no? Senza troppa importanza. E questo credo sia un vantaggio anche per te. Quanto alla commissione dei sultanati, la situazione non cambia. Si inventa qualche scusa per giustificare la sua partenza e si nomina un altro presidente. Non si poteva desiderare una soluzione migliore. Ognuno riprende il suo posto e tutto ritorna nell'ordine. Credo che tutto sommato sarai contenta anche tu. Io? Contentissima. Abbiamo passato brutti momenti. Soprattutto tu, povera cara. Non ci pensiamo più. Piuttosto, mia diletta, ora che tutto è sistemato e che ognuno riprende il suo posto, credo che anche noi... Anche noi che cosa? Ecco, appunto, no, dicevo, mi pare che niente ci impedirebbe No. non dico adesso, ma sai... Pare che fra 3 mesi ci sia una nuova riunione. Ecco, e allora pensavo, no, visto che ormai siamo, come si dice, affiatati. Comunque avremo tempo di riparlarne. Adesso ti vedo un po' nervosa, non vorrei che... Forse è meglio che ti lasci. Sì, vattene, è meglio. Patrizia, ma perché non rispondevi? Ho provato tante volte a chiamare. Ecco, vedi, te l'avevo detto, se qualcuno chiamava il tuo apparecchio risultava occupato. Ma come, era staccato? Ma... L'hai staccato tu, Patrizia? Sì, l'ho staccato io. Giovanotto, è inutile che insista. Se la signora non voleva rispondere... Ma che c'entra? Lei non mi stia a seccare. Ma perché non volevi rispondere? Non eravamo d'accordo? Che è successo? Ti sei pentita? Sì, Alberto, mi sono pentita. Ma com'è possibile? Non puoi aver cambiato la tua decisione così d'improvviso, senza una ragione. Poco fa mi dicevi che... Poco fa pensavo in un modo, adesso penso in un altro. È inutile che mi chieda le ragioni. Ce ne sono tante di ragioni. Puoi immaginarle? No, non le immagino. Voglio che me le dica. C'è qualche cosa che non capisco, ma che ho il diritto di sapere. È lui che ti ha fatto cambiare idea? No, io no, non c'entro. Ma lasciami, mi fai male. Allora, non vuoi dirmi? Ma non ho niente da dirti. È accaduto quello che doveva accadere. Stavo per commettere uno sbaglio e me ne sono accorta in tempo. Del resto, dovresti capirlo anche tu. No,
Non capisco. Mi sembra abbastanza chiaro. La signora vuol dire... Non parlo con lei, parlo con la signora. Non capisco, ricordati le parole che mi hai detto poco fa. Non puoi averle dimenticate, se vuoi posso ripetertele ad una... Ma basta, basta, finiscila, ma perché vuoi tormentarmi così? Lasciami in pace. Patrizia, sono a tua disposizione, se posso fare qualcosa... Dico tu! Ti scongiuro, non chiedermi più nulla. Pensa quello che vuoi. Scusami se ti ho fatto del male. Non volevo, mi devi credere. Solo questo posso dirti. Va bene, non ti chiederò più nulla. Hai ragione. A che servirebbero ormai le spiegazioni? Chiacchiere inutili come quelle di prima. Che stupido. Dovevo immaginarlo, perché ci vuole gente del tuo rango. Come lui, ecco. Lui è il tipo adatto per te, importante, decorativo. E quando ti sarai stancata di lui troverai qualche altro generale, qualche altro ambasciatore. Non potevi sporcarti per un povero diavolo come me. No, non sta tranquilla. Non t'annoio più. Me ne vado. Buona fortuna. E buona fortuna anche a lei, vecchio mio. E tanti saluti ai sultanati arabi. Grazie, grazie, trasmetterò. Anzi, a questo proposito, le dispiacerebbe prima di andare via di scrivere due righe... Due righe a chi? Sì, alla commissione, per rassegnare le dimissioni. Credo che sarebbe... Hanno bussato. Sì, mi pare. Hai sentito, hanno bussato? Sì, ho sentito. Bisogna sapere chi è. Senti, bussano ancora. Chi è? Io. Dannazione, proprio adesso che tutto era a posto io lo sentivo che sarebbe finita male. Stia calmo, non perdiamo la testa. Dunque, io mi nascondo là nel bagno. Sì, e io? Lei sul terrazzino. Ah, sì, io sul terrazzino. Patrizia, mi raccomando. Buonasera, disturbo? No, no, figurati. Non c'è nessuno. Ah sì, c'è un uomo nascosto in bagno e l'altro sul terrazzino. Sei diventata spiritosa. Ma sto acquistando anch'io il dono dell'umorismo. Perché non verifichi? No, 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 ti credo sulla parola. Oh, fai bene. A chi devo l'onore di questa visita? Ma è un piccolo fastidio che devo darti. Te ne chiedo anticipatamente scusa. Prego. Grazie. Domani siamo invitati a colazione dall'ambasciatore brasiliano. Io ti sarei molto grato se tu potessi evitare la solita emicrania che ti colpisce sempre in queste circostanze. Prenderò un cachet. Grazie. Tu siederai tra l'ambasciatore e il signor Alcantara. Non è possibile. Il signor Alcantara non ci sarà. Perché? Perché parte questa sera. Ah sì? E quando torna? Non torna più. Ora dovrai metterti d'accordo con Barton per la nomina di un nuovo presidente. Eh già. E ti pregherei di scegliere un giovane robusto e di bel aspetto. Perché? Perché prevedo che mi chiederai di essere gentile anche con lui. Può darsi se gli interessi del mio paese lo esigeranno. A proposito, devo darti una cosa che ti appartiene. Ecco. Che cos'è? È il biglietto che ho trovato quella sera nella tua Cruz. È meglio che tu lo restituisca a chi l'ha scritto. Al generale Barton. Ma come? Tu sapevi chi era lui? No, quella sera no. Non lo sapevo ancora. Ma l'ho capito subito dopo. Per un momento ho pensato di affrontarlo, ma ho capito che non mi conveniva. Il più danneggiato sarei stato io. Ho pensato invece di prestarmi al vostro gioco. Anzi, l'ho assecondato in tutti i modi. L'idea di nominare il ladro presidente è stata mia. Allora hai sempre fatto finta di credere che era... Sì. Voi vi affannavate a recitare la commedia e io vi divertivo. Adesso puoi capire perché ti ho chiesto con tanto cinismo di essere più gentile con quel giovanotto. Anche questo faceva parte del gioco? Sì, ma un gioco che non era pericoloso. Sapevo bene che non avevo nulla da temere. Credi? E se intanto io mi fossi innamorata di lui? Di chi? Del ladro? Eh? Tu! Una donna come te innamorarsi di un ladro. Ma mia, non dire assurdità. Sì, hai ragione. È vero, sarebbe stata un'assurdità. Ma se questa assurdità si fosse verificata, che cosa avresti fatto? L'avrei fatto arrestare. Ah, ti prego di non dire niente a Barton. Adesso lui crede che io sia un imbecille ed è pieno di premure verso di me. Io invece so che l'imbecille è lui e ne approfitta. Guai se venisse a sapere la verità. Non me la perdonerebbe.
Non temere, non lo saprà mai. Mai? No. Perché mai? Un giorno voglio che lo sappia. Glielo dirò io stesso, ma quando non potrà più servirmi come amico e non potrà più essere pericoloso come nemico. E tu, spero che non mi servirai rancore se mi sono divertito un po' con le tue spalle. No, no, figurati. Anzi, ti sono grata. Mi esoneri dei rimorsi. Li avevi? Sì, prima. Adesso non ne ho più. Siamo pari. Scusami. No, 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 ti prego, basta. Adesso ho sonno, sono stanca e ne parleremo domani. Va bene, come vuoi. Buonasera. Buonasera. Se n'è andato? Sì, sì, se n'è andato. Non c'è più pericolo. Ma tutte le volte che vado là fuori si mette a piovere. Bene, che voleva? È peccato che tu non abbia potuto sentirlo. Sarebbe stato divertente. Eccoci qui, tutti e tre come quella sera. Il ladro nascosto in bagno e l'amante sul terrazzino. Tutto uguale come allora. Che buffa coincidenza. Ora il marito se n'è andato, potete andarvene anche voi. Mia cara Patrizia, se io potessi esprimerti... No, no, non esprimermi niente. Va via. E tu che fai? Perché non te ne vai anche tu? Hai sentito quello che ha detto mio marito? Sì, sì, ho sentito. Ma perché non te ne sei andato quella sera? Sarebbe stato meglio per tutti. Io sono rimasto per te. Ma lo so, ed è stato questo lo sbaglio. Siamo fatti del male, ci siamo tormentati per niente. Hai ragione. Non si possono prolungare i sogni. Non ti dimenticherò, Alberto. Anche se volessi, non potrei. Tu resterai sempre il ricordo più bello e più caro della mia vita. Ma allora... No, 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 non parlare, non dire più nulla. Va via, come se fossimo ancora quella sera. Come se non fosse accaduto niente. Va via. Buonanotte, Patrizia.